Ai nastri di partenza la 73esima stagione della Società Aquilana dei Concerti Barattelli. L'evento di inaugurazione è affidato al violoncellista e direttore Luigi Piovano con gli archi di Santa Cecilia. Si svolgerà domenica 7 ottobre nel ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila, con inizio alle ore 18. Luigi Piovano, primo violoncello solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2013, è alla guida dell'ensemble formato dalla sezione degli archi della stessa orchestra e formato da musicisti considerati fra i migliori professionisti in Italia. Cinema per archi racchiude i due aspetti compositivi di Rota, Morricone e Piovani: la musica da film e la musica, diciamo, sinfonica. Aver avuto la possibilità di eseguire brani in prima registrazione mondiale e dedicati a me personalmente, a me e agli archi di Santa Cecilia, è per me ovviamente un onore, un orgoglio, e devo tanto a Nicola Piovani e a Ennio Morricone per avermi regalato queste pagine di musica. In un programma dedicato alla colonna sonora non può mancare La vita è bella di Nicola Piovani, del quale si ascolterà la pagina più romantica, Buongiorno principessa, per violoncello e archi. Interprete sarà appunto il violoncellista Luigi Piovano, che insieme all'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha un rapporto speciale con il pubblico aquilano ed abruzzese in genere. Un sodalizio che nasce dal 1945 con l'evento di inaugurazione del primo cartellone musicale della Società Aquilana dei Concerti, affidato proprio all'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, proseguito nel corso degli anni con una presenza costante in varie formazioni cameristiche, fino al Gran Concerto offerto alla cittadinanza il 1° novembre di quel tragico 2009.